In questo momento siamo all'interno del comune di Pescara e con noi c'è proprio il sindaco Carlo Masci. Siamo qui per parlare di quella che è la riunione che partirà a breve, delle doppie riunioni veramente che si faranno oggi con l'ASL di Pescara per mettere appunto il piano della campagna vaccinale che andrà avanti appunto nei prossimi giorni. Ma insomma vogliamo cercare di capire anche se c'è una sede effettivamente che è stata già individuata dal comune per concentrare questa campagna vaccinale che si farà. Si punta al Palafiere d'Anelli di Fontanelle, ma ci sono anche altre sedi e insomma queste due riunioni poi quali tematiche affronteranno? Sì, per ora, come tutti sanno, le vaccinazioni a Pescara si stanno svolgendo al Palabecci, però quello spazio non garantisce quel numero di vaccinazioni che potranno essere fatte a brevissimo quando arriveranno i vaccini, perché io ho detto alla ASL che Pescara è pronta a vaccinare sulla base dei vaccini che arriveranno circa 1.500 persone al giorno. Per fare questo occorre una sede molto più ampia. Noi abbiamo verificato che il palafiere a Fontanelle funziona perfettamente perché riusciamo a fare anche 2.000-2.500 tamponi al giorno e quindi credo che quello spazio possa essere ben utilizzato per fare i vaccini. Ove non dovesse essere quello lo spazio, abbiamo già pensato a qualche palazzetto dello sport, però credo che l'orientamento definitivo sarà proprio il palafiere, che è perfetto perché c'è il parcheggio, è vicino all'asse attrezzato. Da un punto di vista logistico, credo che i pescaresi abbiano apprezzato molto quella sede, ha funzionato tantissimo con i tamponi e sono certo che funzionerà anche con i vaccini. L'importante è partire presto. Per adesso si stanno facendo, come tutti sanno, le vaccinazioni al Palabecci, ne facciamo circa 300 in una mezza giornata. Stiamo proseguendo anche oggi, continueremo fino a quando non arriveranno in numero massiccio i vaccini e soprattutto non ci sarà l'accordo con i medici di base, perché questa riunione, una delle due riunioni di oggi, servirà anche per parlare delle vaccinazioni dei medici di base, che vorranno avere un loro spazio, e credo che all'interno del palafiere potrà essere individuato anche lo spazio dal punto di vista logistico per fare le vaccinazioni organizzate dai medici di base. Quindi stiamo lavorando per dare un servizio compiuto ai cittadini di Pescara. Si lavora alacremente con pieno accordo con la ASL e con la Regione. Sindaco, questo stop che c'è stato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, per quanto è di competenza del comune, che lei sappia, insomma, ha creato problemi anche a livello proprio organizzativo? Non a livello organizzativo per quanto riguarda il discorso della logistica degli spazi. Certo è che vengono a mancare dosi di vaccino che sarebbero state importantissime per vaccinare più persone possibili. Certo è che adesso dovremo sapere se poi questo vaccino sarà reintrodotto o ne sarà sospesa totalmente la fornitura. Speriamo di saperlo a breve in modo che ci si potrà riorganizzare, ma questo è un problema nazionale, non è un problema locale, quindi noi ci occupiamo delle questioni che possiamo risolvere concretamente sul territorio. Anche di questo parlerete oggi pomeriggio con la ASL, si affronterà anche questa tematica? Sicuramente la ASL ci dirà quanti vaccini potrà mettere a disposizione, quindi sapremo se la problematica dell'AstraZeneca sarà superata a breve oppure se sarà un problema che comporterà dei ritardi. Lo sapremo non appena avremo il contatto con loro. E allora Marina, qui dal Comune di Pescara insomma è tutto, come ha detto giustamente il sindaco, nel pomeriggio sapremo tante altre cose in più, per cui a questo punto se non hai domande da studio ti restituisco la linea, ringraziando Andrea Berardinelli e la telecamera e il sindaco Carlo Masci per la disponibilità.